L'abbiamo fatta grossa, Luigi, questo nuovo film, perché dobbiamo andarlo a vedere al cinema? Perché innanzitutto è un'idea molto originale di Carlo Verdone, quando ci ha portato questo titolo, l'abbiamo fatta grossa, ci ha conquistato subito, ma ancora di più il fatto che fosse un action comedy rocambolesca, perché con l'idea di Carlo Verdone, Antonio Albanese, che abbiamo sempre visto attraverso tante commedie diverse, non l'avevamo mai visti a confronto con il pericolo, la suspense, il fuggi-fuggi o anche al doversi travestire. Travestire sì, l'avevano fatto attraverso tanti loro personaggi, in questo film lo fanno, però proprio per dover nascondersi e fuggire da pericoli, quindi questo ci ha convinto subito e ci ha portato a produrre il film. Verdone è un top player del cinema e ha questa coppia inedita con Albanese, come mai? Perché volevamo, dopo noi abbiamo iniziato a lavorare con Carlo Verdone nel 2004 e abbiamo subito avuto successo, diciamo che abbiamo fatto tantissimi film, da Manuale d'Amore al Mio Miglior Nemico, a Italians, a Grande, Grosso e Verdone, a Sotto una Buona Stella, quindi tanti film di successo con Carlo Verdone, e poi a un certo punto abbiamo detto però non abbiamo mai fatto un film a coppia, e tanto che manca una coppia maschile dal cinema italiano, soprattutto non c'è. E allora abbiamo immaginato che si potessero mettere insieme Carlo Verdone e Antonio Albanese. E quindi, come diceva mio figlio, a Carlo è venuta questa idea di soggetto che ci ha subito a tutti travolto, e poi con un anno di scrittura hanno messo a punto una sceneggiatura che era una sceneggiatura adamantina, perfetta, non perfettibile, già perfetta. Quindi è stato un piacere per Carlo e Antonio lavorare come in un orologio che non perdeva mai colpi in questo film, e quando abbiamo visto il primo montaggio, il film era abbastanza lungo, abbiamo avuto grandi difficoltà a dire adesso che cosa leviamo, adesso cosa tagliamo. No, tagliamo questo, ma questo è bellissimo, questo fa ridere, tagliamo quest'altro, ma no, che sei pazzo. E quindi è stato imbarazzante il dover levare qualche minuto di grandissimo divertimento, perché sono veramente due mattatori straordinari con i quali io mi riprometto di lavorare ancora in futuro. Sicuramente tutti noi tifosi verremo a vedere il suo film al cinema, ma per quanto riguarda il Napoli, il colpo grosso? Il colpo grosso l'abbiamo già fatto, se no non saremmo dove siamo. Di colpi grossi la faremo grossa. Ma noi di colpi grossi ne abbiamo fatti tanti, stiamo attenti perché non vorrei che... Abbiamo il top player della Serie A. L'abbiamo fatta grossa, si può riferire anche a un'altra cosa, quindi non vorrei a un certo punto adesso sbagliare e quindi dare seguito a delle inopportune soluzioni che non ci porterebbero da nessuna parte. Noi abbiamo promesso di fare due acquisti. In questo periodo i top players non te li dà nessuno, quindi è giusto che i miei ci provino e che li contattino, ma è altrettanto giusto che vengano negati. Pensate che a un certo punto addirittura un Maximovic, per il quale io sono stato lì a proporre quasi 20 milioni, non ci è stato dato, quindi non è che da parte nostra non ci si sia provato anche con tanti soldi. Poi mi si deve dimostrare che Maximovic è un top player, perché qui i top player, io mi ricordo, non mi dimenticherò mai alla presentazione nel 2007 di Marek Hamšík e di Lavezzi, e seguì a Lavezzi, fummo contestati dai tifosi dicendo ma chi hanno comprato? Cioè è chiaro che poi per il tifoso che conosce soltanto i top players affermati, poiché fa un fantamercato, è un fantacalcio, gioca con quelli, ma noi non possiamo permetterci di fare il fantacalcio e il fantamercato. Noi dobbiamo essere così arditamente fumantini e bravi e capaci di andare a intravedere quelli che diventeranno a casa nostra dei top players invidiati da tutti quanti. Guardate quando abbiamo preso Koulibaly, guardate quando abbiamo preso Jorginho, guardate quando abbiamo preso questi signori, tutti quanti dicevano che avevamo sbagliato.
Oggi invece li riconoscono come dei grandi giocatori. Ma ci fosse stato uno che quando io sono andato a comprare da Zamparini, che l'ho comprato io, Cavani, mi avesse detto bravo, anzi mi ricordo che quella sera, perché non facevamo giocare un calciatore, fischi e pernacchie contro di noi, ed era una partita all'estero. Mi ricordo anche che quando abbiamo comprato io e il dottor Chiavelli Higuain a insaputa sia di Benitez che di Bigon, e a un certo punto ci fosse stato un tifoso che mi abbia detto oh, hai preso un top players, ma perché, ma che è un top players soltanto quello che uno dovrebbe pagare 350 milioni di euro, ma 38 milioni più 2 che sono 40 non sono costi da top players? Lo stanno dimostrando sul campo, tra l'altro. No, ma voglio dire, poi se vogliamo scherzare, vogliamo giocare e ci vogliamo dire le bugie e ci vogliamo strappare i capelli, cioè, facciamoci del male, e vabbè, facciamoci del male, se vogliamo essere distruttivi, come purtroppo mi tocca dire che a Napoli si è distruttivi, invece noi dovremmo essere in faccia spernacchiando gli altri, essere positivi e dire questa è la città più bella del mondo, qui c'è il mare più bello del mondo, ci abbiamo le isole più belle del mondo, abbiamo la cucina migliore del mondo, abbiamo i prodotti migliori del mondo e abbiamo il calcio più dirompente in questo momento. Ma poi in questo momento sono 6 anni che stiamo in Europa, quindi voglio dire, non credo che ci dobbiamo assolutamente pentire di quello che siamo, dobbiamo esserne orgogliosi, andremo avanti senza esagerazioni, ma sempre consci della nostra capacità professionale di riuscire a capire e a leggere il futuro. Però i complimenti per Grassi glieli facciamo, perché è un futuro top player. Deve passare ancora le visite mediche, vediamo. Aspettiamo. Presidente, io le volevo chiedere un saluto, dato che rappresento l'Associazione Italiana Napoli Club, le volevo chiedere un saluto a tutti i Napoli Club del mondo. A tutti i Napoli Club del mondo, resistete all'invidia degli altri. Esatto. Resistete, anzi, resistiamo insieme. Bravissimi, vi apprezzo e vi stimo. Presidente, un'ultimissima. Ancora. Sarri ha parlato dell'obiettivo, quello del Napoli, quello di crescita. È ancora possibile parlare di crescita vedendo anche la classifica? Insomma, è anche lecito per i napoletani sognare qualcosa in più di una semplice crescita? Ma ci abbiamo anche l'Europa, eh? Quindi la crescita significa poi avere una costante supremazia in tutte le gare che uno andrà a giocare, il che significa maturità e maturità della società, maturità dei giocatori, maturità dell'allenatore, maturità dei tifosi, maturità di un contesto che deve essere sempre perfettibile, perché lo sbaglio è dietro l'angolo. Barba Tonelli, presidente. Grazie a tutti. Diamo un difensore all'Empoli. Vediamo. Ma non creda che l'Empoli stia lì per lavorare per il Napoli. Noi siamo molto amici dell'Empoli, ma l'Empoli deve fare anche il suo campionato e quindi vedremo quello che sarà. Grazie. Vibra, vedrà. Grazie.